Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono online e in questo video vi farò vedere dove trovare l'auto più bella di GTA 5, secondo me. Ok, mi raccomando, sono gusti, non insultatemi nei commenti. Ok, mi raccomando, col faggio, dovete stare col faggio, mi raccomando. Ok, in questa via qua, che è molto vicina al campo da golf, come potete vedere. Proprio lì la seconda via. Dal basso verso l'alto, poi col faggio, impennando, dovrete svoltare qua a sinistra. Mi raccomando, non vi spawnerà sempre. Il cancello si aprirà in automatico, così come se fosse vostra la casa. Ok, stiamo già vedendo l'auto. Questa secondo me è un'auto bella, però voi possono essere tutti i gusti. Questa è l'auto che potrebbe spawnarvi lì, oppure andando un po' avanti, mi raccomando, non vi preoccupatevi se non ce l'avrete lì, vi potrebbe spawnare qua. Come già detto, non vi spawnerà sempre. A me non è spawnata, sarà la terza volta che faccio questo video. Poi qua, se non volete rompere il finestrino, che anche se non si rompe, andate sempre a destra. Scusate. Andate sempre a destra, così non si rompe proprio il finestrino dalla parte del guidatore. Neanche un allarme, né niente. Avrete soltanto due puntini rossi. Voi li ignorate. Niente polizia e ve la portate a casa. Ora ce la mettiamo nel garage del rifugio. E niente, questo era il mio video. Mi raccomando, ve lo ripeto per l'ultima volta, non insultatemi nei commenti, questi sono gusti. Questa è l'auto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!